Ciao a tutti, siamo qua all'interno degli studi della 20th Century Fox. Sta per iniziare il mio tour. Mentre faccio il tour vi spiegherò un po' che cosa vedo, così anche se non siete qua è come se voi foste effettivamente qua con me. Alla fine del tour poi vi dirò come è andata. Va bene? No, non posso cantare le canzoni di Pooh, ragazzi, dai, per favore. Ciao. My name is Francesco. Hi. I come from Italy. Welcome. Yeah. My grandma come from Italy. You speak Italian? No. No. Eccoci qua, siamo appena stati dentro lo studio di... Leggi qua. Lo studio di Modern Family. È da paura. In questo studio hanno ricostruito esattamente tutto quello che vedete dentro le serie di Modern Family. La casa di... La casa di... Leo. La casa di... Claire, the Dumpies. Lei ovviamente la segue tutto. Poi la casa di chi? La casa di chi? Di Cameron. Sì, e poi la casa di... E poi la casa di Jay. Praticamente è rifatto tutto come se fosse vero. È pazzesco. Hanno girato la puntata pilota dentro delle case reali, vere. Dopodiché, quando hanno la puntata pilota è andata bene, hanno iniziato a fare la prima serie. Hanno poi ricostruito tutto qua dentro lo studio. È altissimo, quindi le case sono vere. Cioè, anche 2-3 piani. Incredibile. E quanti premi ha vinto Modern Family? No, forse è la serie che ha vinto più premi. Più dei Pooh. Ah, più dei Pooh è impossibile, ragazzi. Ci sono alberi speciali. Questo è un albero cavallo. Ciao albero cavallo. Io voglio vedere la faccia di chi sta tutto il giorno a tagliare questo albero a forma di cavallo. Voglio vederlo. Dentro questo studio qua, stage S1 e 2, registrano le orchestre. Per cui tutto ciò che sono le colonne sonore dei film, hanno fatto tutti i film che vi possono venire in mente. Dai, tirate fuori un film. Titanic, qua dentro. Il primo film di Elvis, qua dentro. Spielberg, qua dentro. Quando c'è un film di Spielberg lo fa sempre qua dentro, cioè fa sempre la colonna sonora qua dentro. Non mi fanno entrare, non so perché. Adesso faccio proteste. Allora, dopo che siamo andati negli studios, adesso siamo in questa zona, che è la zona dei bungalow, così li chiamano, e in queste piccole casine abitano, diciamo così, stanno, lavorano le star. Per cui può darsi che tra poco vedremo anche una star. Posso gridare perché sennò disturbo. Allora, non vi ho detto prima che questo posto è stato costruito all'inizio del Novecento, quindi la storia del cinema, non solo americano ma mondiale, è passata da qua. Per esempio questo muro, magari l'ha toccato John Wayne, questo muro qua, il suo Clint Eastwood, Marilyn Monroe. Ovviamente gli americani non buttano via nulla, e per fortuna. Hanno fatto un sacco di film. Dei film cosa ci ricordiamo? Ci ricordiamo tante cose, tra cui i vestiti proprio ci... Se vedi un vestito subito pensi ad un film. Per esempio, vedendo questo vestito che film pensi? The Martian. Con chi? Matt Damon. Bravi. Se vedi, non lo so, se vedi questo vestito cosa pensi? A te. No, a parte vai, così finte. È uguale, dai, con questa barba. Pare da un combattimento. Cosa pensi, Planet? Venite. Ah, e qui sono un po' di cose che renderanno felici i ragazzi, perché abbiamo X-Men, qua tutta roba di X-Men, e qua Deadpool. Questo è un film che è appena uscito nel 2016. Se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere, perché è veramente figo. Per cui, ciao fratello, tutto a posto, grazie. Sei di poche parole, come sempre. Arrivederci. Non so voi, ma io sinceramente sono sempre stato fuori di testa per Titanic, o come dicono qua in America, Titanic. E stare qua in questo momento in mezzo ai vestiti che sono stati utilizzati per Titanic mi manda fuori di testa. Venite qua, cioè, toccate insieme a me. Guarda qua, queste sono le gonne che hanno utilizzato per girare il film. Questi sono, da questa parte sono vestiti da donna, da questa parte sono vestiti da uomo. Guardate qua i pantaloni, guardate. Magari questi sono quelli proprio di Leonardo DiCaprio. Io li tocco, mi porteranno fortuna, no? Io li tocco un po'. Venite con me. È pazzesco qua, tutti i film che la Fox ha girato, ovviamente tutti i vestiti sono dentro qua. È un posto immenso dove tengono tutti i vestiti. La domanda che mi sto facendo è: che cosa ci fa un Teletubbies qua dentro? Ai posteri, l'ardua sentenza. Può sembrare di essere in mezzo a una città, invece siamo in mezzo a uno studio. Per cui questo... Che città è questa qua? New York? È New York. Hanno ricostruito New York.
è vuoto dentro, però è incredibile, cioè sembra vero, cioè, vorresti entrare, ma non puoi entrare perché non c'è niente dentro. Vedi? Vai qua, ma non c'è niente dentro. Rischi di cadere giù. Questa è la ricostruzione di New York e invece lì c'è, gira, 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 lì c'è Los Angeles. Qual è quello finto? Quello o questo? Eccoci qua, lui è Bruno Mars, si possono vedere gli alberi, guardateli qua, gli alberi gli stessi che sono lì. Ora vai là e fai il balletto. Visto che stiamo camminando ormai da 18 ore ininterrottamente, ho chiesto quante persone lavorassero qui, perché è gigantesco. Mi ha detto un minimo di 3.000 e un massimo, quando ci sono tante produzioni, di 8.000 persone. E qua si sta male, e qua vi dico, si sta molto male, perché venite qua. Allora, queste non sono le statuine che si comprano nei negozi di cavolate in Italia, quelle finte degli Oscar che regaliamo il compleanno della mamma o del papà. Papà da Oscar, no? Questi sono quelli veri, sono quelli veri. Ecco, non me li fanno toccare, anzi, se spacco il vetro suona l'allarme, però ve ne voglio far vedere due. Quello Braveheart, Best Picture, quindi miglior film del 1995. Questo invece è Titanic, Best Picture 1997. Questi sono solamente alcuni degli Oscar che Fox ha vinto. Dall'altra parte invece andiamo agli Emmy, che sono i premi che danno i programmi televisivi, per cui quello è cinema, questo è quello che va in televisione. Qua vi faccio vedere i Simpson, perché anche i Simpson sono prodotti da Fox. Simpson, qua abbiamo, non so, la serie di Batman 1992-93, me la sono persa la serie di Batman, quando vado a casa me la vado a vedere. Questa è la zona dove si pranza e si cena, in questo posto andate a vedere la dining room di Fox, andate a vedere esattamente chi ha mangiato qua dentro. Ci ha mangiato Elvis Presley, ha mangiato Marilyn Monroe, JFK e tutti gli attori possibili immaginabili. E siccome gli americani fanno le cose in grande, soprattutto gli americani, non solo ricostruiscono delle case, non solo ricostruiscono, insomma, delle cose facili anche da costruire, ma addirittura fanno delle cose impossibili, perché addirittura il palazzo, ve lo ricordate, il grattacielo, quello di Die Hard, quello grossissimo, pure quello l'hanno costruito apposta per il film. Eccolo qua. No, sto scherzando, quello già c'era, però è proprio lui, ragazzi, è incredibile, è quello là, adesso vado a farmi un giro. Ciao ragazzi, ciao.